attiva da sabato a Masca Lucia l'isola pedonale H24 che durerà fino al prossimo settembre. Il tratto di strada interessato è il lato sud di Piazza Leonardo da Vinci di congiunzione con la via Vincenzo Bellini e la via Etnea. La finalità principale, spiega il sindaco Giovanni Leonardi, è quella di assicurare ai pedoni, specie bambini e anziani, una maggiore fruibilità della piazza. Il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli è previsto, ma la polizia municipale avrà anche l'obbligo di rimuovere i veicoli trovati in sosta sulle vie in questione. È stata pertanto installata un'apposita segnaletica che indirizza le strade alternative da percorrere per raggiungere il centro. Si tratta di una scelta che va nella direzione dell'attuazione di una politica di tutela, potenziata degli utenti deboli della strada, continua il primo cittadino, offrendo allo stesso tempo migliori condizioni di fruibilità pedonale degli spazi pubblici e garantendo maggiore possibilità di aggregazione. Questo provvedimento dovrà essere un ulteriore elemento di valorizzazione dei beni storico-culturali del centro cittadino, migliorando le condizioni di fruibilità, come detto, dell'area e rendendo la zona più vivibile.